sperate in un ribaltone a questo punto? Ma noi speriamo in un ribaltone e siamo certi di una decisione a nostro favore, perché comunque la sentenza del TAR è inequivocabile, fa riferimento al danno alla salute che subiamo noi cittadini ormai da tempo, e il Consiglio di Stato che si esprimerà martedì sulla concessione o meno della sospensiva che ha richiesto il Comune di Pizzo, il Comune dell'Aquila e la Regione Abruzzo, che incredibilmente il Comune dell'Aquila si è opposto alla decisione del TAR non tutelando i cittadini di San Vittorino, che comunque hanno chiesto aiuto già nel 2019 a seguito dell'apertura del poligono. 2019 perché? Perché è vero che da 2 anni prima c'erano state le autorizzazioni, ma in questi 2 anni, 2017 e 2019, il poligono di tiro era soltanto un cantiere, certo, dove quindi si vedevano dei camion che portavano della terra, movimentazione, e quindi era una cosa positiva, perché comunque veniva ripristinato uno stato dei luoghi dalle ex cave di Pascale. Appena è iniziata l'attività del poligono di tiro, noi abbiamo manifestato le nostre doglianze, che comunque non sono state recepite dalle istituzioni, anzi, ripeto... Però scusami, voi un po' di passi li avete fatti, cioè più che avete fatto parecchio, siete... Beh, certo, noi abbiamo fatto parecchio perché in realtà non ci siamo arresi, abbiamo fatto questo comitato, abbiamo fatto e poi abbiamo costituito... Il poligono alle vostre spalle, no? Me lo indichi, Alessia? Quello lì, il poligono alle nostre spalle, quello lì è l'ingresso dove c'è quella bandiera italiana, della bandiera d'Italia, e poi sta lì. E le nostre case, a proposito, anche per essere così, per far capire, le nostre case stanno di fronte. Ah, dall'altra parte. Ti facevo vedere proprio che le nostre case stanno in linea d'aria sulla collina, quindi esatto, dopo ce l'abbiamo proprio di fronte, esatto, no? Quindi naturalmente che cosa è accaduto? È accaduto che avendocelo proprio davanti ci siamo dovuti in qualche modo muovere, ci siamo dovuti difendere e poi piano piano è uscito fuori, ci siamo anche appassionati di tutto questo, è uscito fuori anche diciamo dalla storia del poligono. Però l'attività adesso è sospesa, no? L'attività è sospesa da quanto tempo? L'attività è stata sospesa con la sentenza del TAR, che poi appunto è stata impugnata dalle amministrazioni dell'Aquila, di Pizzoli e dalla Regione Abruzzo. Ma vi siete confrontati con i titolari, con i proprietari per cercare le famose vie di mezzo? Guarda Matilde, noi non abbiamo problemi con i titolari dell'associazione privata, perché i titolari hanno presentato un progetto. Noi problemi ce l'abbiamo con i politici che hanno approvato questo progetto e ci hanno totalmente ignorato rispetto a quelle che erano che era il nostro diritto alla quiete e a vivere diciamo in questo asilo di pace che è San Vittorino. Ma il sito archeologico, che dicono i proprietari? Il sito archeologico, allora, la sovrintendenza, la stessa sovrintendenza che ha dato un parere favorevole, e anche qui noi siamo rimasti basiti, certo. Come si può concedere un'autorizzazione? Come vedi, oltre la strada c'è la cava, certo. E quindi dove era il poligono, quindi 5 metri di distanza dove non è possibile, e non ci spieghiamo come mai siano state concesse queste autorizzazioni. Senti, da ultimo, aspettiamo questa decisione che sta per arrivare, sì. Altrimenti che cosa avete in mente? Noi ricorreremo in tutte le sedi giudiziarie, sia esse civili, sia esse penali, perché è una situazione insostenibile. Quindi se il Consiglio di Stato confermerà la decisione del TAR, noi saremo felici comunque di tornare nella nostra pace, altrimenti certo. Continueremo la nostra battaglia contro... Ma è dimostrato il fastidio a livello di... Matilde, certo che è dimostrato, perché noi abbiamo fatto una perizia fonometrica su questa perizia si è basato il TAR, quindi non sono chiacchiere nostre, è una perizia fonometrica sulla quale si è basato il TAR. Un'ultima cosa alla sovrintendenza, la possiamo dire? Cara sovrintendenza, ci avviciniamo all'estate e il teatro e l'anfiteatro devono essere aperti tutti, almeno tutti fine settimana, non come lo scorso anno che sono stati chiusi.